Oh, attenzione, allora ragazzi, questa domenica e questo weekend possiamo mandare in onda dalla regia video l'avviso 4-5 settembre, controllo delle temperature sul litorale di Ostia, il drone per misurare appunto chi sta là a farsi il bagno. L'iniziativa è della ASL 3, quindi ASL 3, e vi dico pure dove sarà. Insomma, questa è una cosa veramente. Allora, tra il chiosco del Coconut, lo conosci il Coconut? Strano che mi diceva che il coco ti piace. No, scherzo. Mi stavi a dire. No, ma no, Coconut e il Plinius. Eccolo qua, quindi tra il Coconut e il Plinius, mi raccomando, non addormentatevi al sole, perché la temperatura cresce e poi vi ritrovate il drone che vi atterra addosso. State in campana, mi raccomando, questa cosa, quindi misurare la temperatura ai bagnanti. Oh, chiaramente su Twitter sta già generando delle reazioni, mi piacerebbe sentire anche le vostre di reazioni. 4-5 settembre il drone per controllare le temperature di chi sta prendendo il sole. Dico, ma non c'era un uso adesso, oggettivamente, no? Siccome all'ingresso di qualsiasi posto ti misurano la temperatura, no? Cioè, il drone mi pare un po' esagerato, ecco, francamente, ma non c'era un altro utilizzo magari un po' più serio? Io mi ricordo che si diceva i droni usiamoli per controllare, per esempio, non lo so, la pineta di Ostia, no? Che spesso prende fuoco e non da sola, cioè gli viene dato fuoco, no? Quindi magari il drone di vigilanza, ti trovi quello che sta là con i cerini in mano e magari riesci a prevenire, insomma. A me mi sembra follia pura che ci sia il controllo delle temperature dall'alto. Il drone viaggerà a un'altezza non inferiore ai 25 metri dal livello dell'acqua, a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone. Il controllo delle temperature avverrà in modo automatico da parte del dispositivo Ostia sulla spiaggia. Bah. Boh. Ma che te devo dire? Veramente, sono cose, secondo me, cose inutili, proprio danno l'idea. L'ansia, pensate che c'è sopra questo coso qua che va avanti e indietro. Mamma mia, che veramente. Che ansia, ragazzi, che ansia. Ansia inutile, poi, tra l'altro, ripeto, è una cosa giusto per farti sentire anche in spiaggia, stai lì che stai cercando di dimenticare le rotture di palle, che invece ci sono le rotture di palle. Veramente una cosa quasi insopportabile, direi. È inutile, poi, tra le altre cose, inutile perché te la misurano all'ingresso la temperatura, quindi veramente giusto per darti l'ansia.